Salve, sono Jeff Ponti, vi ricordate di me? Beh, ora si va a fare le missioni del primo ordine. Ne avevo fatte ben due la volta scorsa. Senza di me, ovviamente, anche perché io non sono del primo ordine, sono la resistenza, io odio il primo ordine, io mi mangio il primo ordine a colazione. E poi ci rivediamo dopo la sigla, ci saranno le due missioni e la terza e ultima la faremo insieme. Anzi, no, perché non sono del primo ordine, mangio il primo ordine a colazione, odio il primo ordine, bibisbotto, comprendi? Ha detto sì. Io sono il tuo migliore amico. No, non perché non sono del primo ordine, ma sono dell'impero, mi scusi. Tanto... non sono uguali, no. Assaltatore ufficiale, vai. Tu, ho una missione per te. Ecco i dettagli, le coordinate e tutto. In breve, decolli, spari a tutto ciò che ti guarda male e torni. Con un po' di fortuna, Phasma non capirà che ci sei tu al mio posto e non mi spedirà i servizi igienici. Ma veramente, io sono un ufficiale, tu no, dovrebbe capirlo. Wow! Wow! Super TIE Fighter! Il mio è normale, il suo è rosso. Perché è rosso? Comunque devo dire che ha un suo perché l'open world, lo so che lo sto ripetendo, ma ha un suo perché. Se i livelli, cioè se ci fossero stati 6 film anzi 7, avrebbe avuto un senso. Ma invece... allora, spariamo a chiunque. Ma perché mi toglie i comandi invertiti? Mannaggia a me. Allora, cioè mannaggia a lui. La prima volta che usiamo un TIE Fighter, signori. Per di più, caccia TIE Fighter del primo ordine. Quindi proprio la prima volta che usiamo un veicolo del primo ordine volante. Perché i TIE Fighter, sapete, no? Cioè, Lego Star Wars, la saga completa, queste cose qua, comunque li ho usati. Ma il caccia TIE del primo ordine no. In super inquadratura, super spara a caso. C'ho i Shiluri Killer, aspettate. Bomba! No. Sì, ho lanciato un Shiluri davvero. Mi sa. Poi spara sto Shiluro. B. Mamma mia. Torna indietro. Che l'ha fatto da solo, ovviamente. Ma quanto sono veloci? Voglio vedere la sabbia che impazzisce. Voglio fare qualcosa di pericoloso. Ah, si andava via. Di là. Compaiono le cose a caso. Aspettate, aspettate, ho visto una cosa bellissima. Adesso la facciamo. Oh no, un Siluro mi sta inseguendo. A maggior ragione se dobbiamo fuggire, facciamolo in un modo strafigo. Aia. Non era questo. Dov'è? Eccolo lì. Questo. Wow. Fantastico. Ah, pensavo girasse a 180 gradi. Cioè a 360 e non a 180. Sono troppo veloci. Non è possibile. Non riesco a ucciderli. Soldi. Yes. Dove siete? Ah, quasi ho ucciso il mio migliore amico, che ho conosciuto tipo l'altro ieri. Guarda come esplode, guarda come esplode. Mamma mia, questo è Star Wars. Fantastico. Oh no, mi stanno mirando. Sono sempre alle mie spalle sti nemici. Non riesco mai a trovarli. Eccolo lì. Yes. Un altro. Ok, mamma mia. Sono diventato un killer all'improvviso. Siluro. Ho fatto una double kill. Non so se vi siete resi conto, eh. Ho fatto una double kill con il Siluro. Ti vendicherò, amico. Ah. Chi è che mi ha colpito? Stanza infame senza lode. Chi è questo? Ah no, sono loro che fuggono.
Come cosa? Altri boss fight incredibili. Uccidili. Wow. Ma mamma mia. Vi giuro. Ci sono due motivi per le quali il mio commentary solitamente è ripetitivo, noioso, a volte nullo, nel senso che non parlo o cose del genere. Ci sono due casi in cui accade. Il primo è tipo nel livello fuga dalla base Starkiller del DLC, ovvero perché mi fa schifo e mi annoio e quindi proprio mi ispira a zero. L'altra è tutto l'opposto, quando sono piacevolmente proprio intrattenuto, quindi sono immerso nel gioco e non più nel video, per così dire, nel senso che vagamente mi dimentico di star filmando e quindi lascio parlare il mio subconscio, perché in realtà il mio conscio è lì che sta concentrato a giocare. Quindi sappiate che mi sta piacendo comunque, cioè mi sono divertito. Mi mancano un po' di feedback, come sempre. Grazie mille. Se avrai bisogno di qualcuno che ti sostituisca, conta su di me. Sempre che non abbia altri impegni. E non sia in licenza. O non stia schiacciando un pisolino. Anzi, facciamo così. Prendi questo e siamo pari. E vai. Quasi uccisa. Allora, signori miei, dobbiamo prendere un tizio del primo ordine? Seriously? Yes! Abbiamo saputo che le operazioni della resistenza su Jakku sono molto più importanti di quanto pensassimo. Mi serve un agente che scansioni una serie di obiettivi così da scovare i membri della resistenza. E quell'agente sei tu. Il generale Hux in persona si aspetta che tu ci riesca. Il generale Hux in persona? Wow! Che devo fare? Sapete una cosa, non ho ascoltato assolutamente niente di quello che ha detto, perché sono un cretino. Allora, veicolo, speeder bianco, e si vola, ragazzi. Il primo ordine proietta la sua ombra in ogni angolo della galassia, sono tempi oscuri. Oppure devo parlare, no, mi sa che è proprio quello, sapete? Lei può farlo? E che alla fine, cioè, tu basta che si... cioè, devi essere un personaggio di primo ordine per schiacciare B e poi dopo puoi essere chiunque. Ah, ok. Bellissimo. Ma guardali! I famosi insegnamenti per i più piccini. Ma la vera domanda è, chi è? C'è un assaltatore? Cioè, c'è un personaggio del primo ordine che può usare il coso? Il binocolo? E questa è la vera domanda. Perché mi sa di no. È che non voglio perdere lei, versione Leila. Ma vabbè, la perderemo. Di conseguenza, questa mi diventa... dai. Dov'è? Ah, è qua sotto, è vero. Oddio, rimangono i capelli? Ok. Fantastico, diciamo. No, aspettate, allora se rimangono i capelli non possiamo non mettere i capelli di Leila a Han Solo classico. Fantastico. Dov'è che andiamo? Mamma mia, quanta roba. No, io non ce la faccio. Ce la faccio. No, questo si chiamerà primo pazzoide video di esplorazione random. Mai più così. Lo sapevo. Era quello vestito di beige. Arrestatelo. No, era uno che viene arrestato, no? E invece, oh sì. Come si è seduto al suolo. Mamma mia, quanta roba c'è in sto gioco. Cioè,
è bello che lo sto dicendo tipo in un tono negativo apparentemente, ma il tono, ripeto, è positivo. Cioè, sono proprio sbalordito. C'è una marea di roba da fare. Guardate quanta roba. Sto impazzendo. Ok. Altro tritico. Stavolta è la duonna. Ci hanno messo tre posti con tutte e tre le persone ogni volta. E ogni volta era un altro quello. Questi dati metteranno in ginocchio la resistenza. A meno che non siano già in ginocchio. In tal caso li faremo sdraiare a pancia in giù. E se sono già a pancia in giù non so che succederà. Ad ogni modo il generale Hux ti ringrazia. Attraverso me e vari altri livelli di comando. A breve arresteremo quei membri della resistenza per interrogarli. Ho già requisito vari droidi nughi. Cosa non stavo leggendo, quindi ho sentito vari droidi nudi. Io, va bene, ok. Di solito non si vestono i droidi, però dire droidi nudi un po' esagerato. Ok, signori, e con questi droidi nudi io finisco il video, basta. Cioè, non lo so, non so che cosa succederà a sto video. Addio. Ma chi c'è qua? George? Ma è un altro personaggio personalizzato? Eh sì, eh. E sapete chi è George? Beh, ah, mi sbotto, è ovvio. È George Lucas. Esatto, signori, George Lucas in Lego Star Wars 7. Visto che non l'hanno messo perché odiano tutti George Lucas, eccolo qua. George Lucas, il vero e unico. Ovviamente un barbone, è diventato pazzo perché non ha più soldi, non è vero, ce li ha. Però non ha più Star Wars ed è ancora peggio. Quindi, signori miei, qua si salta. Andiamo a fare la missione nel primo ordine. Bibisbot però mi deve diventare un personaggio del primo ordine. Con chi lo facciamo? Lui, pilota Tai. Direi che ci sta. È super nero, super cattivo. Ed è insieme a George Lucas. Bene, però ci vuole un veicolo adatto. E per George Lucas, ovviamente, un Millennium Falcon classico ed obbligo. Investiamo il cartello? Che dite? Oh, c'è una rampa! Wow! Che George può! No, no! Attenzione! Uccidetelo! Ora! Aiuto! C'è paura! Ah. Pensavate fosse finita? E invece... e invece... mi è uscita la Tuscana. Sta cosa. Comunque, prima di andare avanti, bisogna comprare un extra. Che credete? E ovviamente si compra i siluri assurdi. Che si attiva anche. E non sapremo mai che cos'è. Perché nessuno di loro spara i siluri. Non è che come in Lego qualcosa... Lego Star Wars vecchi, loro possono sparare i siluri adesso? Aspettate, non c'ho il super... Beh, a parte che devo ricambiare. Non ho davvero il super detonatore attivo? Come no? Ah, invece sì, è attivo. Boh, vabbè. Siluri assurdi, chi è che ha i siluri? Non lo so. Lo scopriremo soltanto vivendo. In ogni caso, sono pronto, ragazzo. I sabotatori della resistenza hanno distrutto dei nostri relay per le comunicazioni a distanza, oltre agli alimentatori. Ho bisogno che li aggiusti e che siano ben alimentati, altrimenti qui brancoliamo nel buio, specialmente di notte. Giustamente. Quindi, con George... Ma guarda che bifolchi. Ma anche loro? Vabbè, giustamente, facciamo parte della resistenza. George, tu odi il primo ordine, vero? Sì, perché l'hanno copiato all'impero senza dargli sostanza e concretezza e soprattutto veridicità all'interno della saga. Caspita, hai detto una frase di senso compiuto? Non ci credo neanch'io, in effetti. Ma perché? Ma cosa devo fare? Basta, ho fatto. Andiamo a salvarli tutti e basta. Allora, cerchiamoli. Oppure, è indicato nella mappa. Beh, tanto qua è di strada ed è giusto. Quindi si va. Tido. Morite. Ma cosa parla lei? Dobbiamo andare a far fuori tutti quanti. In realtà stiamo aiutando il primo ordine. Quindi ciò che tu odi, George, è la resistenza. Sì, anche. Ah.
Ma ci sono anche queste rampe qui normali. Aspettate, non devo per forza essere super agile. E invece sì, vero? E invece sì. E allora vi presenterò un altro Mino, signori. Uno che è incredibile, ma vero, ma esiste. Perché l'ho creato io, e quindi esiste. Orinja. Orinja. È un ninja arancione. Orange, ninja, Orinja. Ok. E guarderei. Però è un ninja arancione. Vai così. Ups. Pensavi di vivere, eh? E invece... Ma guarda che ci vuole il bibisbotto. Quanto pare sì. Dov'è il mio bibisbotto? Tac. Perfetto. Adoro come in alto a sinistra ti appaia l'immagine perfetta dell'omino che hai creato. E non un'icona strana. Questo lo adoro. Grande. E anche bibisbotto ha fatto il suo dovere. Si torna a George Lucas. Dove ho lasciato il mio Millennium? Non mi dire che l'hanno già preso questi bifolchi. Maledizione a loro. Non meritate neanche di morire dalla mia mano, bensì dal mio naso. E ciù, e ciù, e ciù. Acciù. Mamma mia quanto sono forte. Detto ciò, si prende uno speeder qualunque. Ehi, perché mi stavo facendo male? Non lo so. Wow. E si gira a caso. Il primo ordine proietta la sua ombra. E voi proiettate. Ehi, cosa fa? Oh, che fa? Deve morire. Cosa fugge? Ma te la segue? Non creda. Ah, questa gente è immortale. Allora, io devo attivare di nuovo questo coso, quindi basterà sparare qui. Montare. E prendere bibisbotto. Tac. Quando ci sarà il gioco Lego nel quale persino nella selezione personaggio si vedranno le icone dei personaggi creati secondo le loro reali sembianze, allora sarà sicuramente straepico. Cioè, tipo questo che vedi la faccia di George. Cioè, già sono contento di vederlo in alto a sinistra con la sua per di più animazione, però quanto sarebbe bello vederli anche qua. So che sto chiedendo troppo, però sarebbe un passo in avanti non da poco che apprezzerei davvero. Ora, io direi di andare di qua. Il mio... Com'è che bello rivederti? È perché avevo già fatto la sua missione nel video scorso e quindi gli piaceva che... Ok, i miei sensi di ragno fanno schifo. Anche perché non sono un ragno, sono George Lucas. E quindi sono un uomo. Anzi, un dio. Ok. Wow! Guardate come baro. Ci ho creduto tantissimo. E invece... Sto sbagliando strada di nuovo, non è vero? Mannaggia me. Vieni qua. volevo per un attimo esplorare senza indicatori, che mi danno fastidio. Beh, almeno un pochino ce l'ho fatta. Ora, signori, andiamo a uccidere chiunque. Cioè, proprio chiunque. Guarda come fuggono. Sono pure immortali e fuggono. Non ce la fai? Non ce la fai, signora? Guarda, almeno dimagrisce lei. Mamma mia. Tac! Non puoi dire che non basti. Basta e come. Sweet! E adesso ultimo minigioco del manga e ci siamo. Guarda come lavora bibisbotto. Non si vede mai. Le comunicazioni sono state ripristinate, appena in tempo. Ho quasi abbandonato una partita di Olo Scacchi che avevo con uno dei moff. Non posso darti una medaglia, ma posso darti questo. Guarda come festeggia. Tac. Abbiamo finito pure questo video, ci credo mai. Perché se non erro, non vedo altre missioni del primo ordine. Eh no. Sono tutte fatte. D'accordo, detto ciò, ci vediamo al prossimo video nel quale faremo, non lo so, sinceramente non lo so, forse le missioni generali, visto che sono tante, dipende. Alla prossima. Ciao!